buonasera. Pronto. Buonasera. Tra 5 minuti cominciamo l'esibizione. 5 minuti. E adesso andiamo a presentare tutti gli atleti della ginnastica MEDA che quest'anno hanno partecipato alle varie gare nazionali con tutti i risultati che poi hanno portato. Ringraziamo in anticipo tutto lo staff della ginnastica MEDA, gli allenatori, Gabriella Beretta, Franco, Enus Mariani, Daniele, che sono prodigati quest'anno per preparare tutti i nostri ragazzi per partecipare a tutti i vari campionati. Cominciamo con annunciare i nostri piccoli atleti. Facciamo entrare tutti gli atleti con un grande applauso. Dai più piccolini ai più grandi. I nostri ragazzi adesso daranno sfoggio delle proprie doti artistiche. Cominciamo a presentare i nostri mini atleti. Partono Mattia Schiavini e Filippo Di Cagno. Un applauso, grazie. Ian Calabrese e Riccardo Vacega. Arianna Ferrara, Olga Gomareschi. Andrea Ambrosio e Lorenzo Masiero. Lorenzo Longhi, Tommaso Di Cagno. Alberto Nobili. Francesco Giannini e Francesco Natali. Due ragazze, Beatrice Baldessin e Elena Elli. I grandi del gruppo, Davide Beretta e Daniel Porro. Un applauso a tutti i nostri atleti. Cominciamo ora con un'esibizione partendo dai nostri piccoli atleti che cominceranno a far vedere i primi rudimenti propedeutici nella ginnastica. Cominciano Mattia e Filippo con tutta una serie di capriole. Questi sono i primi esercizi che i bambini fanno. A seguire Ian Calabrese e Riccardo Vacega con delle ruote, una serie di salti, una spaccata. Bravissimi Ian e bravissimo Riccardo. Ora le nostre due piccoline, Arianna e Olga. Questi sono sempre degli esercizi propedeutici. Ora il turno di Andrea e Lorenzo. Ruote per loro, verticali, Lorenzo e Tommaso, iniziamo a vedere delle ribaltate, sempre esercizi, sembrano semplici ma comunque implicano delle complessità, il nostro Alberto Nobili, su, facciamo un po' di applausi a questi ragazzi. Ecco una bella saccata frontale da parte di Alberto.
Bravissimo Alberto. Francesco e Francesco. Verticale. Addestamenti. Iniziamo a vedere delle verticali. Camminata in verticale. E adesso la nostra piccola Beatrice, la Elena Elli. Possiamo vedere dei flick. Aumentiamo un po' il livello, vediamo Davide Berezza e Daniel Porro. Quest'anno hanno partecipato ai campionati nazionali. Esercizi di potenziamento. Chiunque del pubblico volesse provare dopo è ben invitato. Secondo giro per i nostri piccolini, abbiamo sempre le nostre future promesse, Mattia e Filippo. Facciamo una rondata, tutta una serie di rondate, sono esercizi che comunque... Opla, è finito nel buchetto. Riccardo Baccega. Ruota rondata, ruota e flick. Ian cosa ci fa vedere adesso? Una serie di flick flack. Flick. Ecco, scusatemi, la nostra Arianna. No, Olga, scusatemi. Una serie di ruote, sempre eseguite perfettamente, vedete com'è in linea la bambina, tutta tirata, le gambe tese, ecco Arianna con le punte tese, bravissima Arianna, ed ecco che arriva Lorenzo, tutta una serie di flick, non ci uccidere la piccola Arianna, grazie. Andrea. Flick, salto indietro teso, iniziamo a vedere delle difficoltà. Tom Tom, flick, salto indietro teso. Iniziamo a vedere esercizi sempre più difficili. Alberto, salto indietro. Flick, 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 flick. Tutta una serie di flick flack. Una rondata, una serie di rondate, bravissima la Elena, flick e salto indietro teso, un applauso alla Elena, forza, facciamo vedere un po' di entusiasmo, questi ragazzi si allenano veramente in maniera molto importante, si allenano 6 giorni la settimana, 3 ore tutti i giorni. Ecco il nostro Davide Beretta, flick e doppio salto indietro. Bravissimo Davide. Un attimo di pazienza, ci stiamo preparando. Adesso la nostra Elena Elli ci farà vedere l'esercizio che ha presentato negli ultimi campionati nazionali. Brava Elena. Thank you.
Facciamo un grande applauso alla nostra Elena Elli, che vi ha presentato il suo programma di gara. Adesso riprendiamo. Mi hanno ucciso il microfono. Adesso riprendiamo con il programma. Tienilo su. Adesso i nostri ragazzi. Adesso i nostri ragazzi si. Pronto, ci siamo, sì. Adesso i nostri ragazzi si prodigano in tutta una serie di salti acrobatici con degli ostacoli. Chiamiamolo un parkour improvvisato. 1, 2, 3. Parte il nostro Mattia. A seguire Filippo, Riccardo, Ian. Qui dietro. Intanto le nostre piccoline continuano a fare i salti, cominciando da tutta una serie di salti abbastanza semplici, e man mano che andiamo avanti vedremo che le difficoltà andranno ad incrementare. Un salto con mezzo avvitamento, salto con un avvitamento. Tom, vediamo cosa ci propone Tom. Salto con un avvitamento. Adesso vediamo Alberto. Ecco che iniziamo a vedere i primi salti. Un po' flosciato. Un altro salto. Un altro salto avanti raccolto. La nostra Ellie ci propone Daniel. Cosa fa Daniel? Attenzione, salto indietro carpio. Davide Veretta, salto indietro teso, posizione tesa. Cosa fanno questi allenatori? Non si capisce cosa stanno combinando. Al momento creiamo delle difficoltà nelle difficoltà. Mattia, ce la fai? Sicuro? Adesso vediamo se ce la fai. Questo è parkour. Associamo alle tecniche di ginnastica artistica un percorso ad ostacoli. Riccardo, iniziamo a vedere dei salti per saltare questi ostacoli, sempre associando Ian. Delle tecniche di ginnastica artistica, ovviamente. Per lei questi ostacoli sono come saltare una casa, eh? Ecco un bel salto. Facciamoci sentire, signori, facciamo un po' di applausi a questi ragazzi. Thank you.
fatto Andrea, che ci fai vedere? E chiudiamo con un salto indietro raccolto. Forza Alberto. E chiude con salto indietro raccolto. E anche Francesco chiude con un salto avanti raccolto. Occhio Laura. No, non è quello, anche lei, vieni giù amore. Piccola Beatrice che, il signore che sta riprendendo. Salta con una bella capriola. Tanto non ci vede, non ci vede avanti. Eccola Ellie. Siamo a mente uccide la sua allenatrice. Porta di Daniel. In scioltezza, salto avanti per saltare l'ostacolo e poi rischia la vita. Comunque vedete che anche quando si sbaglia i ragazzi sono ben allenati anche sugli errori. Il nostro Davide Beretta con mezzo avvitamento salta l'ostacolo. Un piccolo esempio di parkour comunale. Amore, non ce la fa, dopo vuole venire in braccio. Ecco i nostri piccoli che ripartono. Guarda, guarda che li vedi da qua, guarda che Mattia fanno. E Filippo insieme, guarda. Riccardo e Ian. Devi stare giù anche. Bella, salto avanti. Giù qua. In sincrono. Arianna e Olga. Bravissime, forza, un po' di applausi a questi bimbi. Fatevi sentire, un po' di casino. Andrea, mi sono perso l'altro. Top top. Vanno troppo veloce questi ragazzi. Alberto, salto con mezzo giro. Francesco, ecco le nostre bimbe, la Bea e la Ellie. Bravissima Bea. Cosa ci combinano questi? E ricominciamo il giro con i piccolini un'altra volta. Guarda che saltano, eh. Mattia e Filippo. Ian e Riccardo. Arianna e Olga. E sorpassano con una bellissima capriola in avanti. Andrea e Lorenzo, salto indietro raccolto. Tom Tom e Lorenzo, Alberto Nobili, salto avanti e sorpassiamo l'ostacolo. I due Francesco che si danno il 5, la Bea e la Ellie, mezzo avvitamento. Davide, prima Daniel e poi Davide, con salto avanti teso, chiudiamo questo giro. Adesso i nostri ragazzi faranno un'esibizione su quello che è il punghetto. Eseguono gli stessi movimenti che si eseguono sul cavallo. Questi esercizi, quando i ragazzi sono piccoli, si svolgono anche in gara su questo attrezzo che si chiama il fungo, funghetto. Poi quando saranno un po' più grandi passeranno agli esercizi al cavallo. Questi sono una serie di mulinelli vengono eseguiti
sempre mantenendo le gambe tese. Ecco, qui vediamo un accenno di Thomas, quindi è una rotazione con le gambe aperte. Bravissimo Renzo. Ecco Andrea. Prima io. Sempre una serie di mulinelli. Ultimamente eseguiti. Gambe tese, punte tese. Porto un po' di applausi per questi ragazzi, forza, fatevi sentire. Ecco il nostro Tom che fa vedere un po' di Thomas. Come vedete il Thomas si esegue con le gambe aperte, cambio di passo con una serie sempre di mulinelli a gambe tese e gambe unite. Anche qui tutta una serie di mulinelli, cambi di passo. Tutti questi sono esercizi che i ragazzi portano in gara durante il nostro anno agonistico. Questi sono i russi, sono esercizi estremamente difficili, sembra facile. L'invito per qualsiasi signore o signore del pubblico che vuole provare, alla fine si siete in accetto, salvete. Non già arrivo? Sempre una serie di mulinelli ottimamente eseguiti. Per riuscire a fare questi esercizi vi posso garantire che i ragazzi passano ore, ore e ore in palestra. Occhio la grossenna, bimbe. Adesso i nostri piccolini fanno una carrellata finale per salutare il pubblico. Riccardo presenta salto avanti cappiato, salto avanti teso. Ian, salto avanti carpio, salto avanti teso. Ecco Arianna, la piccolina del gruppo, anche lei quest'anno ha partecipato, ha fatto le sue gare, le garettine delle piccole con ottimi risultati, bravissima. La Olga è appena entrata nel nostro gruppo di lavoro e sta già dando il 150%, bravissima. Lorenzo, anche lui ha una new entry quest'anno, bravissimo Lorenzo, sta facendo ottimo lavoro. Andrea bravissimo come sempre, un veterano. Lorenzo, Tommaso, detto Tom Tom, ecco che iniziamo a vedere i primi avvitamenti, salto avanti con mezzo avvitamento, il nostro Alberto Nobili, salto avanti teso, ecco il Daniel, salto teso altissimo sulla luna, ecco la Bea, la nostra piccolina, anche lei quest'anno ottimi risultati alle gare. Massimo impegno sempre da parte di tutti i nostri atleti, grandi e piccolini. Devo tenere, cadi. Francesco. Un altro Francesco e un avvitamento avanti. La nostra Ellie. Doppio salto. E Davide Beretta. Doppio salto in avanti. Signori, vi chiedo veramente un grandissimo applauso a tutti i nostri atleti che adesso vi salutano e vi ringraziano per essere intervenuti a questa manifestazione, a questa esibizione. La ginnastica Meda da 40 anni è sempre lì al solito posto, vedo tanti bambini che sicuramente avranno voglia di emulare questi ragazzi, quindi siete tutti invidiati. Grazie tantissimo di essere venuti e vi aspettiamo alla nostra palestra con i vostri bambini anche per fare solo una prova. Bimbi, qui davanti a me un attimo.
Adesso c'è un piccolo regalo per tutti voi. No, lanciarli, se manca. Vi lasciamo un piccolo ricordo della ginnastica Meda, che quest'anno la ginnastica Meda ha organizzato un grandissimo evento al Forum di Assago. Quest'anno la ginnastica Meda ha organizzato i campionati italiani, dove anche la nostra squadra di Serie A ha partecipato. Che giorno dovevamo uscire?